Ciao a tutti, Gucci, ben ritrovati dal vostro Andrelink 91 su Pokémon Ultra Sole. Dunque, oggi faremo tutto quanto il percorso 12, quello che c'è rimasto da fare. C'è una piccola parte di deserto che voglio assolutamente fare perché c'è un cristallo Z da prendere in quella piccola porzione di gioco e non è proprio facile trovarlo, bisogna fare qualche giretto a destra, a sinistra, insomma è un piccolo labirinto. E poi dopo andremo a fare anche la prova di Malpi. Dunque, Rotom mi ha chiesto cose, se vuole diventare grande il prima possibile. Io gli ho detto di sì, anche se in realtà no, perché a parte che sono già grande, quindi insomma... Magari a volte no, si dice, che vu fa da grande, no? Proprio te lo dicono in dialetto. Anche se magari hai 50 anni e già sai quello che vuoi fare della tua vita, però... È una battuta, no? Comunque si usa come una battuta. Anche se credo che Rotom pensa che tu sia un ragazzino di 11 anni e quindi te lo chiede comunque. Una cosa un po' strana, devo ammettere. Contro Crocoroc e Pancham non ho problemi. Pancham si becca... Pancham, non Pancham. Pancham si becca un attacco d'ala. Che lo manda KO contro Crocoroc. Un vento gelato dovrebbe bastare, anche perché è terra buio, quindi... Ah, fa fossa. Ci picchia. Allora, mi colpisce ovviamente l'Iopop. Mando un altro Pokémon volante, Pizza Pie. Sostituisci. Zacro? Zacro, che gli faccio fare a Zacro? Perché inseguimento, ma... Giusto per sprecare l'attacco? Vediamo come va. Infatti, aveva puntato Primarina. Però l'ho cambiato. No, andiamo con Ronzio. Tanto penso che basti anche comunque sia attacco dalla di Zacro. Per farlo fuori. Sì, penso di sì, dai. Oh, Tostino. Vai col super efficace contro il buio, baby. Pizza Pie è veloce. O meglio, Crocoroc è lento. Sarebbe giusto dire. I ribelli ovviamente sono vestiti come quelli del Team Skull, perché quelli del Team Skull sono ribellini. Ah, vai con Rotter Roll, baby. Dammi qualcosa di buono. Contri selvatici o cattura facile. Vediamo un po'. Acchiappa e roll, quindi cattura facile. Va bene, non è che mi interessi io catturare facile Pokémon. Stavo per morire tra atroci sofferenze. Mi distruggi tutto quanto, Muzzle. Ma questo non ha paura che ho Muzzle, potrei ucciderlo malissimo con Muzzle. No, non ha paura. Mi affronta comunque. Oh, bello, Cranidos. Ho saluto tantissimo Rampardos, la sua evoluzione in competitivo su Diamante e Perla. Quanti bei ricordi. Davvero, è stato un Pokémon fantastico. Il metagame, all'inizio del metagame di Diamante e Perla, era uno dei Pokémon migliori. Poi ovviamente vengono sempre scoperte nuove strategie e nuovi modi di usare Pokémon che altrimenti non si userebbero mai. Poi ci sono tutte quante le leghe particolari, NU, UU, ovvero Underused, Never Used. Insomma, ci sono tantissime altre sottoleghe, le Tire, come si usa chiamare nel gergo. E quindi tanti Pokémon che non vengono mai usati iniziano a fare la loro comparsa e quindi... Ah, questo mi dà la mossa a Quota Drago se sconfiggo gli allenatori del percorso 12. Quindi, insomma, sempre con queste nuove strategie e nuovi esperimenti, alla fine i Pokémon, quelli più usati, vengono dimenticati e le strategie anche contro quelli più usati diventano ottime per sconfiggerli in modo veloce. Quindi, insomma, il gioco Pokémon è in continua evoluzione con tanti Pokémon. Addirittura ho visto gente vincere con 6 Magikarp. Davvero, cose dell'altro mondo. Magikarp, che cosa ci fai con Magikarp? Con 6 Magikarp poi. Davvero, se tu sai usare un Pokémon bene, ti darà sempre 100%. Anche Porygon Z è un Pokémon che era molto usato. Non so se viene ancora usato, anche perché non è che guardo più molto tanto le lotte in... neanche il VGC, cioè proprio non guardo più niente. Quindi... magari non viene neanche più usato. Però Porygon Z... che è appunto l'evoluzione finale di Porygon, era un Pokémon usatissimo.
Però una volta che si è scoperto come farlo fuori in modo facile, tutti quanti se lo sono dimenticato. Purtroppo va sempre così. Ok, ho sconfitto anche questo scienziato. Forse c'è un altro allenatore o un altro paio. Intanto sono sceso da Masdale perché sennò inizia a piovere. La pioggia nel deserto. Va bene. Vediamo se c'è qualche selvatico interessante. Ah, un Mudbray. Sarà 25-30 più o meno. 32! Ma lo sconfiggo subito! No, da un sacco di punti. Sì, li dai in attacco, però come ho detto, ho le bacche con cui posso diminuire certe statistiche e poi le userò alla fine, prima della Lega. Tanto, voi che state vedendo questo episodio probabilmente di lunedì, è l'episodio 22, io lo sto registrando il giorno in cui è uscito l'episodio 19. Tanto per darvi un'idea di quanto io stia avanti con le registrazioni e con i video. Quindi, quando io avrò fatto la Lega e avrò già evesato, voi starete ancora all'episodio, che ne so, 2-3 episodi prima della Lega probabilmente. Perché davvero vi sto portando tantissimo avanti col lavoro in modo da stare più tranquillo poi con i giorni e giocare alcuni giochi che ho lasciato indietro, come sempre, perché non ci se la fa, ragazzi. È impossibile stare dietro tutte quante le uscite. A meno che non sia un canale tanto conosciuto, lo streammi e buonanotte. Però siccome il mio canale è piccolo, devo fare per forza così. Carico quello che mi piace e poi quello, qualcosa di meno interessante, e lo gioco per conto mio. Tipo, il Sandygast che ho appena sconfitto dovrebbe darli in difesa, se non erro. Però è un Pokémon che vorrei provare prima o poi ad usare. Qui siamo a percorso Monte Tepore, neanche un percorso, è Monte Tepore. Dovrei aver fatto... No, tutto no, perché... Vediamo un po' che mi dice. No, devo sconfiggere ancora altri allenatori. Allora, andiamo di qua. Fuori strada Mudsdale. Yeah. Se c'è qualche altro allenatore, voglio sconfiggerlo in modo che mi dà coda di drago come mossa. Primarina, stai un pochino bassa con i punti potenza, ma la faccio arrivare a 40. O faccio, poverino. È maschio, purtroppo. Doveva essere femmina, perché dai, Primarina è un Pokémon troppo femminile. Faccio arrivare a 40 e poi cambio e vedo chi usare, anche perché stiamo sotto la pioggia. Quindi non è proprio la soluzione migliore usare un Pokémon che contro la pioggia prende... Può dare... non dà il massimo, ecco, può dare di meno, quindi... Oh, Starmie. Oh, incantavoce, assolutamente. E finisce così, non ad altro. I Pokémon sono troppo forti, eh sì. Va bene, va bene. Oh, ma qui c'è... Oh, che succede? Ah, Meloc! E l'altra, ci vediamo spesso. Quando le mie ricerche sulle forme regionali e su Pokémon dominanti sono a un punto morto, mi dedico a Surf Mantine. È il mio segreto per ricaricarmi, o Mantine, dipende come lo volete pronunciare. Eppure per quanto mi impegno non riesco a battere il punteggio di quel tizio in Kimono. Beh, divertiti nel tuo giro delle isole e raccogli tanti adesivi. Ti aspetta Dakara sulla spiaggia di Kantai. Sì, in effetti c'è un tizio che devo... Cioè, tu mi aspetti a Kantai, però stai qua. Qua sei sceso, eh. La spiaggia di Ula Ula. No, più che altro mi incuriosiva perché pensavo ci fosse Surf Mountain. E sono sceso per vedere se c'era qualche stemma del dominante, ma non mi sembra. Ah, c'è... Poliziotto. Toccare si può. Tocco. Ok. C'è una bottiglia. Oh, certo che la apro. L'ho fatta una missione secondaria di questa già. Ehi tu, sento che stai leggendo questa lettera. Un grosso favore da chiederti. Potresti portare questo messaggio all'allenatore di nome Libero che si trova a Ula Ula? Lo incontrerai su promontorio vicino a Mali. E potresti anche sfidare ad una lotta, lo farò io, ma intanto fatti avanti tu per testare la sua forza. Scherzo, ovviamente. Su promontorio? Ah, ho capito, ho capito. Ok. Più tardi ci vado per conto mio. Non è interessante come side quest. Potrebbe interessarmi, ma lo faccio per conto mio perché non è che ci sia chissà quale cosa dietro. Allora, signorino, io ho sconfitto tutti quanti gli allenatori del percorso 12, quindi adesso lei o mi dà quello che io cerco, coda di drago, oppure le faccio causa.
Ecco. Quindi no, per affrontarlo? Ma come? Coda di drago di qua, di là, dici che ti devo affrontare. Basta che dopo me la dai però la MT Coda di drago. Bruno cerca Pokémans, dai. Me la sbrigo veloce veloce con Hunchcrow e poi è finito, quindi ok. Ma attacco d'ala, super efficaci, sono più veloce io. E ok! Wow, ho resistito! Danza spada, se mi fa un attacco rapido farebbe un bel po' di danni. Ma anche giusto per il gusto di fare danni potrebbe farlo, eh. Però attacco rapido Pinsir mi sa che non lo impara. Potevo usare una mossa da priority di tipo Coleottero però. Ora Mona Veleno Shock. No! Veleno Shock è speciale Veleno Shock. Credevo fosse fisica. Fango Bomba allora. Oddio, Fango Bomba era fisico o speciale? Perché in teoria le mosse Veleno erano fisiche fino alla terza gen. Ok, allora che le. Il bersaglio. Ok. Levo. Smog allora. Grande. Grande Ramona con Veleno Shock. È ottimo. Mo' sì che faccio grandi danni. Prendi il ricordo tuo. Oh, grande! Il ricordo della mia incoronazione al re. Ok, posso anche scendere da Mazdale. Dunque, devo andare a percorso 13. Però qua c'è il Monte Tepore. Non dovrebbe esserci molto da fare se non qualche allenatore. Che sta in agguato pronto a farti Mans. Provo ad affrontarlo con Mankey. Credo sia un allenatore normale. Una specie di impiegato. Sono un affarista e senza che mi faccio gli affari miei. Bravo! Bravo! Lui segue il detto: chi si fa i fatti suoi campa fino a 100 anni. Electrek è un bel Pokémon, però mi dispiace farlo fuori. La verità è che ho fatto fuori non so quanti Electrek nel corso di Pokémon Smeraldo per usare Mewtwo in velocità. 2006, estate del 2006. Stavo usando Mewtwo come un matto in velocità. Perché io con un altro amico mio ci eravamo tipo messi in testa di allenare Pokémon solo in velocità. E quindi stavo allenando Mewtwo in velocità come non mai, ma raggiungeva numeri assurdi. Era troppo bello. Poi ci siamo fatti le squadre dentro le tane, dentro le. Com'è che si chiamavano? La base segreta. Dentro la base segreta con 6. No, Electrike. Con 6 Manectric. 6 Manectric, allora ogni giorno andavamo lì ad allenarci. Per battere questi Manectric e prendere i punti in velocità. Ah, troppo bello quei tempi. Troppo bello. Un piccolo Magnemite. Non so se più è via della centrale elettrica, ma qui intorno ci sono sempre più Pokémon di tipo elettro. Alcuni non li avevo mai visti prima. Ah, qui si può fare la foto. Oh, nessuno stemma del dominante sulla macchina? Strano. Oh, aspetta un po'. La cosa mi puzza. Vedi? Voleva nascondersi. E invece c'è. Ah, devo andare a ritirare un altro Pokémon io poi. Ok, cioè non c'è nulla, io me ne vedo. Uno stemma del dominante. Quello mi interessa appunto vedere. Mi sembra che qualcuno mi dà una MT o qualcosa del genere qui. No, c'è Manelock però. Va bene, ho una cosa per te. Un Escabol, mi saranno le Pokéball della seconda gen. Che poi la verità è che nella seconda gen erano buggate. Quindi, tipo con la Velox Ball. Che era. Serviva. No, la Velox Ball. Ok, era una veloce. Oddio, non mi ricordo come si chiamava. Ma era una Pokéball per catturare Pokémon veloci. In realtà era buggata, ci potevi catturare solo Geodude. Quindi alla fine era inutile. Quella Pokéball era totalmente inutile. Percorso 13, oppla, fuori strada Mudsdale. Grazie. Andiamo con lui. Bene, a questo punto scendiamo. Andrea, sei tu! Sì, sono io, Au. Wow, quel Togedemaro era veramente tosto, ma alla fine ce l'ho fatta anch'io a superare la prova. Ma se hai un Incineroar a questo punto? Quindi dovrebbe essere facile. Sento di essere diventato più forte. Chris mi ha detto che tu invece l'hai superato in 4 e 4, 8. Wow! Non finisci mai di stupirmi, Andrea. Meriti un bel regalo, prendi! Ah, ok.
Quanto strepiti, da dentro si sente solo la tua voce. Sempre col culo per aria. Mario, eccolo! Il team Skull è alla ricerca di un Pokémon chiamato Cosmog. Voi ne sapete qualcosa? Che? Se anche sapessi qualcosa non lo direi di certo a te. Guarda che lui sta con la parte dei buoni, eh. Cosmog di per sé non è particolarmente forte. Tuttavia potrebbe essere in grado di invocare un Pokémon della potenza inaudita. Un Pokémon che potrebbe seminare distruzione in tutta Alola. Distruggere Alola? Ma è terribile! Ci deve essere qualcosa che possiamo fare per impedirlo. Scoprite dove è Cosmog, cercate in ogni modo di proteggerlo. Io non posso aiutarvi. In fin dei conti lavoro per Team Skull. Voglio darvi un consiglio però. Proteggete Cosmog ad ogni costo. Ok. Qui c'è qualcosa di poco chiaro comunque. Come ha fatto il Team Skull a sapere dell'esistenza di Cosmog? Che vuoi dire? Ehi, aspetta, dove stai andando? Fatti tuoi, au. Se Team Skull sta cercando Cosmog, Dilia potrebbe essere in pericolo. Questa sera sta prendendo una brutta piega, quel cacciotto che dobbiamo proteggere Dilia e Cosmog. Meglio non perdere tempo, vado subito ad affrontare la mia prossima prova. Sarà un ottimo allenamento sia per me che per il migliorato compagno di avventure. Comunque ho ripensato alle parole di Guzman e ho preso una decisione. E non mi sono mai sentito così motivato. Completerò il giro dell'isola e farò in modo che sempre più persone possano conoscere le lotte di Pokémon. Anche se mi sa che il mio compagno di avventura aveva qualcosa di diverso in mente. Sì. E io controllo invece dentro se c'è qualche Pokémon. Qualche stemma del dominante, non qualche Pokémon. Qui non c'è mai nulla, però. Oh, ci controllo, non si sa mai. Ah, sta lì vicino, guarda, ho visto. Uno staffo, tutto solo. Forse ci dovrei parlare con quello staffo, lo sapete? Sembra che staffo si senta solo. Ok, a questo punto siamo nella parte del deserto che vi stavo dicendo poco fa. Ah, ma non posso andarci senza aver superato prima la prova di Malpi, mi sa. Gastrodon, bello. Ah? Salve, giovane allenatore, questa è una barriera del capitano. Ah, devo fare la prova di tipo spettro. Beh, allora, una ragione in più per andarla a fare subito. No? E tu chi sei? Come ti permetti di entrare senza essere invitato? Eh? Cosa sto facendo qui? Dici, non ti riguarda che c'è? Vuoi sfidarmi? Perché no? No, ora ho un sacco di cose da fare. Ma tanto ti avrei stracciato, che credi? Tieni, prendi questo e non tornare finché non ti sarai allenato a dovere. Ah, ok, quindi lo provocava. E mentre invece questo sudovudo... Sudo, se sudi fatti una doccia. Guarda un po' che maniera. 54 adesivi. Poi per permesso si può. Oh, salve. Ok, questo è il Pokémon di Kauna. Il Team Skull. Cambiato da vecchio Kauna. Ma finora per provocare la cosa. Niente. Nulla di che. Che vuoi? Me ne sto qui perché sono di guardia. Me sono appena entrato e non mi ha detto nulla, quindi che guardia fai? Ok, questa invece non ci si può entrare perché non si può girare la visuale. Una veterana. Una specie di mini spiaggia. Una volta ero un pescatore, ma un giorno ho pescato una tavola da surf ed eccomi qua. Super guardia. Voglio fare un attimo una piccola prova di pesca. Non abboccano. Di qua invece abboccheranno? Anche una vecchia ciabatta. Beh, non è proprio una vecchia ciabatta, ma... Oh, siamo arrivati alla nuova città. Villaggio Tapu. Città, insomma, un villaggio. Oh, how? Cioè, che è successo? Phew! Ormai dovremmo essere quasi arrivati alla residenza Eder, Andrea? Il capitano dovrebbe essere lì. Ah! Contando di là si arriva ai piedi del monte Lanakila. E lì in cima che costruiranno la Lega Pokémon. Il professore ha detto che le Lega Pokémon di altre regioni sono capeggiate da quattro allenatori fortissimi chiamati Super 4. Chissà se sono più forti Super 4 o Lega 1. Secondo me più forte è il nonno. Non vedo l'ora di scoprire se ha ragione. Talmente forte che praticamente si batte subito. Cioè, capisci? Ehi, Alola! Alola a voi! Alola.
Dunque, questo è il famoso villaggio Tapu. È necessario condurre un'approfondita analisi scientifica di questo luogo. Pensavo finisse lì il testo. Stando ai nostri documenti, Necrozma giunse da allora moltissimo tempo fa in cerca di luce. E fu proprio qui che si scontrò contro i Tapu. La luce che fu uscita dall'ultravarco aperto da Necrozma si riversò sui Pokémon, trasformando le loro mosse in mosse Z. O almeno questa è una delle possibili teorie. I nostri antenati, spinti dalla loro cieca cupidigia, cercarono di controllare la luce emanata da Necrozma, ma la loro abilità non ebbe che un solo inevitabile e disastroso risultato. Necrozma, ferito e privato di una parte del suo corpo, perse il controllo e si scatenò. Iniziò quindi a rubare ogni forma di luce che riuscì a trovare sul suo cammino. I nostri antenati non poterono fare nulla per frenare la sua rabbia e decisero di rinchiuderlo nella Torre Megalopoli. Ma anche la Torre Megalopoli ha i suoi limiti, e ahimè, la fame di Necrozma sarà presto troppo grande per essere contenuta. Siamo venuti da Lola proprio per escogitare una soluzione per sconfiggere Necrozma una volta per tutte. Risulta chiaro che sarà un compito molto complesso per noi, che siamo dei completi novizi in campo di lotte Pokémon. Quindi ciao. Non sono sicuro di aver capito tutto, però... questa missione sembra un po' l'ultima spiaggia per quelli dell'ultrapattuglia. È bello vedere che qui cade la pioggia e di là, verso le scale del Monte Anakila, nevica. Proprio cade piano, si vede. Vorrei che potessero essere tutti felici, anche nei crunch, ma non sarebbe bello, Andrea? Cioè, vedete proprio il passaggio dalla pioggia alla neve. È un po' estrema la cosa, secondo me, Ho lottato 146 volte. Certo, ti batterò. Ok, niente, così, questo mi dice: hai affrontato 146 lotte, pensi poter battere anche me? Va bene? È stato divertente. È stato divertentissimo. Per vincere bisogna saper fare le scelte giuste nella lotta. A proposito di scelte, ti regalo queste lenti scelta. Ah, ok. Buono, buono. Oh, a questo punto devo andare qui davanti alla casa della Fondazione Aether. Qua c'è un casino di roba da fare, ragazzi, prima della prova. E Andrea, allora questa è la residenza Aether. E degli sconosciuti! Preparatevi a lottare, sconosciuti! Ma perché? La nostra sorella Mappy ci ha incaricato di badare alla residenza mentre lei non c'è. Ho fatto il mio meglio, ma sono solo un bambino. Smetti di mordicchiarmi, Yangus, la notte è finita! Eccomi, sono tornata! Ho fatto la spesa, ma vedo che nel frattempo avete fatto amicizia, che carini! Ahi, già, forse anche troppo. Ma a proposito, dov'è Lilia? È con Api. Dovrebbero arrivare tra poco. Beh, già che ci siamo, intanto possiamo iniziare la prova. Quale prova? La mia, ovviamente. Sono un capitano, non lo sapevate? Oh, allora... ok. La mia prova sfiorerà l'edificio abbandonato. Aspettami fuori dalle residenze, ti accompagno. Ok, andiamo. Che cosa vuoi da me? Lasciami in pace. Non fare la furba, ragazzina. Hai visto come si è mossa la tua borsa? Fammi vedere cosa c'è lì dentro. È un Pokémon raro, di' la verità. Sai quanto valgono i Pokémon rari? E anche se non è raro, c'è sempre qualcuno disposto a pagare per un bel Pokémon. Molla l'osso! Andrea, grazie al cielo, sei qui. Se, la solita storia è la trita e ritratta dell'allenatore che salva la donzella. Bla, risparmiatemela, vi prego. Oh, che pezzente. Mo ti faccio fuori subito, allora. Ho una prova da sostenere io. Ha un Drowsy. Picchia duro, allora, che è super efficace. E one. E two. E three. E poi basta, perché tre volte... più brutto colpo che non serviva, ma... fa sempre comodo. Come ho fatto a finire così? Perché sei debole. Con 2B. Come ho usato il mio Drowsy? Ora ma basta, me lo svigno! Grazie Andrea, se non fosse stato per te...
sono allontanato da Api perché volevo muovermi da solo e vedere come ci si sente essere una allenatrice in cerca di avventure. Solo che a un certo punto dei volumi si è messo in testa di saltare fuori dalla borsa. So, ringrazio anche tu, Andrea. A proposito, prendi queste, spero tanto che ti saranno utili durante l'avventura di Alola. Oh, 5 Chic Ball. L'ho vista mentre ero a fare la spesa e non ho resistito. Che waifu! Oh, Lidia! Tutto ok, mi sembri un po' stanca. Fermati un po' alla residenza Eder e riposati. Grazie Marky, seguirò il tuo consiglio. Andrea, per raggiungere il luogo in cui si svolge la prova bisogna passare dal villaggio Tapu. Forza, andiamo! Io non lo so perché. Ho fatto troppo ridere come correva. Questa è una prova di tipo spettro. Ecco, ora va meglio. Sì, la faccio in questo video perché comunque sia dai, non posso perdere altro tempo. Poi nel prossimo, insomma, diciamo che ripulisco la zona di quello che ci manca da fare. L'edificio abbandonato, praticamente è supermercato allora. Sì, dovrebbero esserci allenatori, ma li faccio nel prossimo episodio. Anche lo stemma Tapu, lo stemma del dominante lì. No, mi ha visto! Uffa! Tu e gli ami di Suiren. E vabbè, allora? Questo Gyarados non ha mai attaccato, ha fatto solo il viso truce. Boh, peggio per lui. Andata. Senza neanche un graffio. Ebbene, ebbene. Dai, andiamo da Palpi ora che ci sta aspettando per fare la prova. E io sono impaziente di farla. Siamo qui. Ah no, quello lì pure mi sta dando. Oh, oh, oh. No, no, nel prossimo, nel prossimo. Bene, sei arrivato. Grazie Malpi. No, questo è un allenatore. Ah no, beh, meno male. Vabbè, questa Pokéball la prendo perché non c'è nessun pericolo. Oh, un revitalizzante max. Ottimo. Meno male che non sto facendo una Nuzlocke. Gah! Magari il colore della sabbia. Sandygast si agita sfrenatamente. Che bravo, sono riuscito a capire subito cosa c'era che non andava. Guarda come si agita. Ma certo, questa sabbia è di un colore diverso dalla sua. Un po' piacergli questa sabbia scura, non è mica Sandygast cromatico? Lo porteresti in un'altra spiaggia, sì. Ok. Bambina? Cosa mi regali? Polvo stella. Ah, mi fa ripartire da qui. Ok, ok, meno male. Mi stava già prendendo un colpo. E ora Andrea, preparati ad affrontare la prova. Ti spiego come funziona. Questo è l'edificio abbandonato, un luogo dall'aria un po' inquietante, e infatti è infestato da Pokémon di tipo spettro. Per portare a termine la prova devi fotografare il Pokémon dominante con il Pokévisore. Non sarà facile scovarlo, ma ricordati che è un gran giocherellone e gli piace nascondersi. Se inizi a fotografare tutti i Pokémon di tipo spettro che incontri, anche lui uscirà allo scoperto per farsi immortalare. Ogni volta che noti qualcosa di strano, indaga. Probabilmente c'è un Pokémon spettro che non aspetta altro che essere defotografato. Ecco, prendi il Pokévisore. A proposito, sapevi che il tuo Rotom è anche tipo spettro? Aspetta, prepara il dispositivo. Ecco fatto! Ho impostato la modalità foto. È una modalità speciale riservata alla prova. Appena entrerai nell'edificio, la prova avrà inizio. Ricordati, non è permesso catturare Pokémon. E se vuoi uscire prima di aver terminato il tuo compito, dovrai abbandonare la prova. Preparati bene prima di cominciare. Va bene. Entro. Questa prova me la ricordo. Il nastro scorrevole della cassa è entrato in funzione. Puoi attivare il Pokévisore, certo. Ciao!
Il Pokémon si è accorto di te e mi attacca. E beh, che voleva fare? Ok, con Piccolo Lancio non dovrei avere problemi, no? Al 30 Castri è forte. Oh, e sarà a 40 Ramona. Vai! Ah, un Pikachu. Ma sì, sì, ora tanto. La cosa brutta è che so chi è in realtà. Era bello quando la prima volta che l'ho fatto non sapevo niente. Vedevo un Pikachu pallido correre. Dico, cosa succede? Hunter, ecco, mi ha visto. E ora mi attacca. Sì, perché se non mi vede dice: vabbè, chi se ne frega, tanto non mi fa la foto. Ma come no, Hunter? Basta che mi vedi. Piuttosto facile è stato. Ora andiamo di qua. Ok, sì, mi ricordo, era qua giù, se non sbaglio. I peluci sono sollevati in aria. Eh sì. No, devo tirare il Pokevisore. Dovrebbe essere in alto Gengar, se non ricordo male. Vediamo se anche Gengar riesco a sconfiggere con un pirolancio. Anche se dubito, Voglio dire, Gengar non ha una grande difesa speciale, però. Insomma, è un Pokémon. Ecco, infatti. Al secondo stadio evolutivo. E al 30, insomma. La differenza di livelli. Anche 10 livelli, però è poca. Andato! Quindi ora bisogna andare là. Però cambio Pokémon davanti. Metto Slyla. Magari non è proprio il Pokémon più adatto, però voglio fare una cosa abbastanza veloce. Chi sei? Malpi, sei tu? Beh, non ha importanza. La prova è terminata. Esci da qui, sbrigati. Non ho ancora finito. Questo posto è pericoloso. Lascia perdere la prova. Vai via da qui. Ma voglio continuare! Ti ho detto di andartene! No, non me ne vado! Via, fuori da qui! No! Fuori, fuori, fuori! Presto la foto! La porta non è più chiusa a chiave. Ma... perché doveva essere chiusa a chiave prima? Ti senti osservato e poche visori si attiva improvvisamente. L'altra volta Mimikyu stava qua dietro. Eccolo! Mimì! La prima volta che ho messo mezz'ora a trovarlo. Perché non capivo che stava dietro. Ah, ok. Le sue statistiche aumentano. Tutte. Questo mi rende molto felice. It was at this moment that Androlink knew he fucked up. Sì, me ne sono accorto di aver fatto una cazzata. Troppo tardi però. Mi ero totalmente dimenticato di Fantasmanto. Mamma mia, quanto sto odiando Fantasmanto in questo momento. Mamma mia, quanto lo sto odiando. Mando sacro. Devo fare fuori il Mimikyu dominante assolutamente. Non posso perdere tempo. E quanto è veloce.
o non lo so, provo canto. Ah, canto e femore tutti quanti attacca. Bene, meglio così. Attacco baratti mimico in una volta sola, almeno. Ah, costa carineria. E Banetta ha usato maledizione. È certo. Ottimo. Davvero ottimo. C'è un modo per battere Mimikyu. Chiamare alleato non mi interessa se chiamare alleato. Che arrivasse pure. Sto cavolo però. Proprio il peggiore di tutto hai chiamato. Vai. Mo poco alla volta. I suoi PS. No, non mi dire che. Non ci credo. Ma non ci credo. Cioè, questo è culo proprio. Vediamo che faccelli sente. Idropulsar, vabbè. Ho revitalizzato al massimo Ramona in modo da usare ancora una volta Tossina su Mimikyu. Perché sennò ragazzi è impossibile batterlo, non ce se la fa. Allora, attacco Tossina, poi. No! Mannaggia la troppa! A questo punto mi tocca revitalizzare al massimo un altro Pokémon. No, aspetta, revitalizzante. Posso ancora giocarmela bene. Facciamo così, facciamo. Revitalizzo un attimo Zacro. E lo mando a prendere il colpo. Poi facciamo così, sì. Devo assolutamente avvelenare Mimikyu. Purtroppo non capisco perché il gioco ti selezioni d'altro Pokémon quando lo cambi, ma è stupida sta cosa. Non capisco perché finora ho sempre selezionato quell'altro, continua a selezionare l'altro. E invece no. È questo che ti fa sbagliare. Allora, intanto anche Sacro va KO non mi interessa, l'ho fatto proprio apposta a revitalizzarlo per prendere il colpo. In modo da far tornare Ramone in campo e settare la Toxic su Mimikyu senza sbagliarci stavolta, possibilmente. Vedi, ti seleziona Jellicent. Mamma mia. Dovrebbe fare Ombra Artiglia e non Carineria, ti prego. Meno male. Anche perché Carineria non avrebbe effetto. Mio Dio, con due punti salute! Quale fortuna. Dispetto. Oh, che grande opportunità che mi hai dato. Grandissima opportunità, non potevo chiedere di meglio. E intanto Jellicent continua a perdere più punti ad ogni turno. Grandissima opportunità mi ha dato di revitalizzare Leopop e mandare a prendere il danno a Mankey in modo da poter fare iperpozioni su Leopop e riportare la vita massima. Mamma mia che lotta questa, mamma mia che lotta ragazzi. No, allora, vogliamo un po' di capirci. Dove sta? Iperpozione. Iperpozionami Leopop. Così. Perfetto, va bene, va benissimo. Jellicent se ne va a quel paese. Oh. Ora sicuramente lui farà carineria. Vado di picchiaduro, faccio una mossa a caso, tanto va KO. Io come cambio, lui si prende la Toxic e dovrebbe andare KO. Quindi non avrebbe neanche più il tempo di. No, invece no, c'è il tempo per chiamare l'amichetto. Va bene, anche chiama l'amico, non c'ho problemi. Perché con acqua getto
È fatta. Grande. Oh, mio Dio. Per forza, sbaglio una cosa, ne sbaglio un'altra. Fantasmanto me l'ero dimenticato. A Toxic la sbaglio perché quell'altro mi seleziona l'altro Pokémon. Mamma mia. Quanto è così una seccatura, eh. Ciao Malpi. Come andate Andrea? Vediamo subito le foto che hai scattato. Mimikyu, ce l'hai fatta, sei riuscito a fotografarlo. Non è affatto un'impresa facile. Complimenti, meriti una ricompensa speciale. Lo Spectrum Z. E questa è la posa per sprigionare il potere Z del tipo spettro. Molto bene, Andrea. E ora che hai superato la prova puoi catturare i Pokémon che si trovano nell'edificio abbandonato. Oh, grazie Malpi. I Pokémon di tipo spettro possono rivelarsi preziosi nelle lotte. Come dici? Mi hai vista dentro l'edificio? Una stanza segreta sul retro? Stai cercando di spaventarmi? Guarda che non ci casco mica. Io sono stata qui tutto il tempo e poi non c'è nessuna stanza sul retro. Ho sentito un brivido, si è fatto improvvisamente freddo, non trovi? Dio, perché te ne vai a bocca? Mi culla dietro intanto che se ne va tranquillo a zonzo. Ok, ok. Bene, coach, direi che questo termina l'episodio di oggi. Mamma mia, che sclero, che sclero. Come ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio. In descrizione c'è il link per Twitter e dovrei aver aggiunto anche il link per Instagram, che mi sono fatto Instagram, oh mio Dio. E vi ricordo di iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti. E ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye.